mi considero proprio di casa, è proprio a casa propria vincere questa maglia, maglia di sogno, vincere il più bello, la corsa in assoluto del tutto a movimento, gara a tappe più bella in assoluto veramente. E l'ultima, ultimissima cosa, un pensiero dedicato a Liane Baller, all'atleta tedesca scomparsa, e oggi proprio alle vigilie di questo giro, e oggi abbiamo fatto il minuto di silenzio in partenza, e oggi è il funerale di questa ragazza che poteva e invece non è stata insieme in mezzo a noi, quindi un pensiero rivolto a lei e un ringraziamento rivolto all'organizzazione e infatti anche alla mia compagna di squadra, alla mia squadra grandiosa, meravigliosa, fantastica con cui ho potuto salvare questa maglia. Le gambe erano mie, però per salvare ci vuole anche la squadra, sono state bravissime le mie compagne e la vittoria anche a loro. Sono felice veramente, perché non era facile partire con il numero uno sulla schiena, sono partita con il numero uno, l'ho messo male dall'inizio, è stato un giro molto ma molto sofferto e le mie avversarie giù il capello sono state grandissime, c'era la qualità quest'anno veramente, tutte le squadre più forti al mondo. Anche per questo il giro ha ancora più valore rispetto all'anno scorso, perché c'erano le ragazze che sono mancate l'anno scorso, tipo Team Mobile e anche le altre. E Nicole Brandley è un'atleta che la rispetto tantissimo, per tanti anni era la mia rivale numero uno e anche quest'anno ho voluto in tutti i modi questa maglia, ha preparato questo obiettivo, ci ha creduto fin dall'ultimo, abbiamo combattuto, ho avuto meglio io, però la rispetto tantissimo, le avversarie erano agguerite e dico, sono un fiume di parole, perciò sono felice veramente per questa maglia e ringrazio ancora una volta a tutti, alla prossima! Grazie, grazie Edito Pusci Skype per le dichiarazioni che avranno ovviamente fatto felici tutti gli amici giornalisti.